Finalmente una bella giornata verdastri. E visto che c'è questo bel sole, andiamo a vedere un attimo quali piante stanno, quali fiori stanno spuntando con la primavera incipiente. Per esempio questi, che sono praticamente i primi che vediamo all'avanzare della primavera, da noi sono detti occhi della Madonna. Non so da voi se abbiano dei nomi, degli altri nomi. Comunque è la Veronica persica. Questa è praticamente il primo fiore che spunta a primavera dalle mie parti. Il vento molto forte in quel giorno mi ha obbligato a rifare l'audio in casa perché non si sentiva un picchio. E una delle cose bellissime che crea questo fiore è fare questi cuscini, anche molto estesi alle volte, di questo colore celeste stupendo che potete vedere qui in giro a casa mia. Questa pianta prima apparteneva alle scrofulariacee e adesso l'hanno messa sotto le plantaginacee. Comunque sia, il colore di questo fiore è stupendo. E un'altra tra le prime piantine che spuntano in primavera è ovviamente la viola. Viola odorata. Ci sono tanti tipi di viole diverse, ce ne sono attorno alle 500 specie. E oltre a viola odorata, che potete vedere qui, c'è anche la viola tricolor. È una piantina molto forte che resiste ai rigori dell'inverno. Una delle prime piantine catalogate come perenni. E arriviamo a un altro simbolo della primavera, e cioè le pratoline, le marghiritine, le bellis perennis per essere precisi. Anch'esse delle piante perenni e appartenenti alla famiglia delle composite. Come dovreste sapere, il fiore delle composite non è un effettivo fiore, ma un'infiorescenza di nome capolino, formata da più fiori molto piccoli. Nella margherita ci sono sostanzialmente due tipi di fiori, quelli tubolari al centro, che sono gialli, e quelli ligulati sulla corona esterna, che sono bianchi. Le composite, o meglio asteracee, sono tantissime specie, e tra queste possiamo ricordare anche il tarassaco, Taraxacum officinalis, che a differenza delle margherite è tutto giallo. E questa è un'altra delle prime piante che spuntano in primavera. Come potete vedere, con questi fiorellini lilla, se vogliamo. Anche qui ce n'è altra. Ed è Lamium purpureum, una lamiacea che si può riconoscere molto facilmente per il gambo che è a sezione quadrata. E ci sono anche altre lamiacee molto simili. E sto parlando di Glechoma ederacea e Ayuga reptans. Ayuga ha fiori più scuri ed è più alta, il gambo è più lungo rispetto a Lamium purpureum, mentre Glechoma può somigliare un po' di più a Lamium e cambia un po' l'infiorescenza, che non è lo spicastro che ha Lamium con foglie opposte e fiori molto ordinati, ma è detto verticillo ascellare, coi fiori più o meno tutti rivolti dallo stesso lato. Le lamiacee sono anche dette labiate per la forma del loro fiore. Altra lamiacea degna di nota è Lamium orvala, la falsa ortica, i cui fiori sono zuccherini e qui in Veneto vengono presi per essere succhiati. Ecco, qui abbiamo dei bei esempi di come spuntano a cespuglietti. Qua abbiamo un bel cespuglio di viole e c'è anche una paletta che rompe le palle. Postiamola di qua. Un bel cespuglio di viole e vicino ci sono degli occhietti della Madonna Veronica. E lì ci sono anche delle Lamium. Non so se riuscite a vederle.
E queste foglie qui mi ricordano molto le foglie delle geraniacee, però non sono sicurissimo. Lì c'è del rosmarino, altra lamiacea. Infatti tantissime piante aromatiche sono, se non quasi tutte, fanno parte delle lamiacee. Poi qui c'è anche una bella piantina che è questa, come potete vedere, fiorellini bianchi molto piccoli, e questa si chiama cardamine irsuta, e anche questa è una dei primi fiori che spuntano in primavera, solo che avendo questi fiori bianchi e molto piccoli di solito non catturano l'attenzione della gente che cammina per i prati. Stretta la foglia, larga la via, i fiori sono qui, che primavera sia!